Da settimane ormai dobbiamo evitare i rapporti interpersonali ravvicinati, quelli cioè che implicano vicinanza fisica con gli altri, per il rischio di contrarre il Covid-19. Abbiamo dovuto rimandare gli abbracci, i baci, le strette di mano a data da destinarsi. Ci sono naturalmente delle eccezioni, il personale sanitario, gli operatori sociosanitari, gli infermieri, i medici si prendono a tutt'oggi cura delle persone affette da questo virus, utilizzando una serie di presidi come la mascherina, i guanti e mettendo in atto delle procedure cautelative che hanno lo scopo di ridurre al minimo il rischio di contrarre a loro volta questo virus. Un'altra eccezione su cui effettivamente si pone meno attenzione è quella dell'assistenza alle persone con disabilità. Spesso ad assistere sono i familiari. Ma negli ultimi anni, attraverso il movimento di vita indipendente, si è diffusa la figura dell'assistente personale. Sono uomini e donne che per lavoro si occupano dell'assistenza delle persone con disabilità. So che molti di voi si stanno confrontando su come regolarsi col proprio assistente personale ai tempi del Covid-19. Non c'è una risposta giusta o sbagliata che sia valida per tutti. Ognuno sceglie, ha scelto, sceglierà in base alla sua situazione e anche a ciò che sa di se stesso, ad esempio in che rapporti è con l'ansia, per la salute. Alcuni hanno già scelto di sollevare temporaneamente, dall'incarico il loro assistente personale, tornando appunto all'assistenza del nucleo familiare, altri hanno scelto di mantenere l'assistente personale al proprio fianco. È soprattutto a queste persone che voglio rivolgermi e a tutti gli assistenti personali che sono ad oggi in attività. Senza nulla togliere al rapporto umano che spesso si crea fra assistente e assistito, trattasi di una relazione professionale che vincola entrambi i contraenti alla massima serietà. In questa relazione professionale il diritto di uno è il dovere dell'altro e il diritto dell'altro è il dovere dell'uno. La salute reciproca è una responsabilità che deve essere condivisa da entrambe le parti. Credo che sia davvero importante avere una comunicazione chiara, esplicita, improntata sulla franchezza con il proprio assistente personale riguardo alla situazione attuale e a come svolgere l'assistenza in questo periodo in cui vi è il rischio di contrarre il Covid-19. Devono essere chiarite e pretese da entrambe le parti tutte le procedure volte a ridurre al minimo il rischio di contrarre la patologia e tutti i presidi che proteggono assistente assistito dal virus. Questo non è il momento della timidezza, non è il momento delle remore, non è il momento della leggerezza. Quindi una responsabilità condivisa che protegge entrambi dal rischio di contrarre questo virus. Voglio anche però dire una cosa che ritengo estremamente importante. Negli ultimi anni il lavoro degli assistenti personali ha cambiato davvero il volto dell'assistenza alle persone con disabilità. Ha cambiato la vita di alcune persone con disabilità aprendo delle prospettive inimmaginate. Il lavoro dell'assistente personale è ricco di responsabilità, ma è estremamente importante. La dignità, l'autonomia di ogni singolo essere umano è un valore irrinunciabile anche nelle situazioni di emergenza e io credo che nelle situazioni di emergenza sia particolarmente importante. Jonathan Safran Foer, in uno dei suoi più bei romanzi, parlando proprio di una situazione di estrema emergenza, si è domandato: se niente vale, a che vale? So che non è facile. Ci sono e ci saranno delle difficoltà, ma forti dei risultati e dei passi avanti compiuti negli ultimi anni nell'aiuto alle persone con disabilità, tutti insieme ce la possiamo fare, uno per uno,
senza lasciare indietro nessuno, ce la possiamo fare.